Ebbene, oggi, giorno dello tsunami, voglio anche immettere una sorta di tsunami, di onda anomala, proprio sulla questione dell'onda luce. Voi potete considerare una massa che sia ferma nello spazio, che non si muove, e in apparenza sembra che sia regolata dal principio primo della dinamica, ossia una massa che non è messa in moto, non è turbata dalla presenza di nessuna forza estranea e che quindi è lì, ferma. E se voi applicate il primo principio della dinamica, capite in che condizione è. Voi dite che è ferma, certo è ferma nello spazio, ma non nel tempo. Questa massa ha una sua velocità costante, che è proprio quella velocità con cui essa avanza nel tempo. E poiché il tempo avanza alla velocità della nostra luce interiore, ecco che a voi sembra ferma nello spazio, ma sta già andando avanti alla velocità della luce. Ora, la velocità con cui noi avanziamo nella luce è la massima velocità possibile, poiché l'osservatore è chi vede ciò che è presente. Fino a che l'osservatore non vedesse il suo futuro, ma è impossibile, perché l'osservatore vede solo quello che è presente ai suoi occhi. Il mondo accetta di essere visto nello spazio e nel tempo occupato dal suo osservatore. Noi siamo a capo di ciò che vediamo nel mondo. Noi siamo a capo del Dio stesso, il fondamento stesso che vediamo nel mondo. Abbiamo una esemplificazione intorno a noi, ma il riferimento assoluto tra l'esistenza e chi la vede è proprio quello che ad uno è condizionato in modo assoluto a ciascuno di noi che ne è l'osservatore. Non è uguale la posizione tra noi e quelli che noi vediamo. Essi sono condizionati alla nostra vista. E così le masse, quando ci appaiono ferme, è semplicemente perché stanno viaggiando in apparenza alla stessa velocità con cui noi avanziamo nel tempo, vedendo sempre cose nuove, spazi-tempi nuovi. E come noi ci spostiamo in questi spazi-tempi nuovi, con quella nostra velocità con cui ci spostiamo nel tempo, così vediamo spostarsi nel tempo una massa e la vediamo restare ferma nello spazio, che è il nostro spazio osservato. Ecco, allora, dovete capire che anche una massa ferma nello spazio, anzi, proprio una massa ferma nello spazio, sta viaggiando alla velocità della luce. La velocità della luce di cui vi parlano gli scienziati non è quella nel tempo, è quella nello spazio, ossia una massa che nello spazio deve essere vista andare alla velocità della luce. Ebbene, questa massa può andare verso il futuro? Certamente. Quando voi immaginate una massa che è collocata a distanza spaziale da noi, come la distanza spaziale che c'è tra noi e il Sole, che sono 8 minuti di esistenza, questa massa, rispetto a noi osservatori, appare nella condizione del suo passato di 8 minuti prima. Ebbene, quando questa massa avanzasse verso di noi alla velocità della luce, la vedremmo avvicinata a noi fino a che giunge a noi, e la sua datazione della presenza che noi vediamo su questa massa, come se ci fosse un orologio sulla massa e noi stessimo leggendo l'orario, la vedremmo partita da 8 minuti di ritardo del suo orologio rispetto al nostro, e a mano che si avvicina a noi alla velocità della luce e impiega 8 minuti, vedremmo le sue lancette girare a velocità doppia rispetto a quelle con cui noi vediamo il nostro orologio. E quando questo orologio, dislocato su questa massa, arriva a noi, si è allineato perfettamente col nostro orario. Ecco, in questo modo noi vediamo una massa reale muoversi alla velocità della luce, quando, dislocata a distanza Sole, si muove alla stessa velocità della luce del Sole. E così facendo, anche il Sole, che impiega 8 minuti con i suoi raggi luminosi a venire verso di noi, arriva a noi assieme a quella massa che è collocata a distanza spaziale Sole. Ora vedete, questa massa
che si è mossa verso di noi a velocità della luce, è giunta alla nostra presenza. Ma noi non vogliamo attuare la velocità della luce superandola per venire verso di noi. Noi siamo già presenti a noi stessi. Se vogliamo andare nelle stelle, dobbiamo attuare una velocità che non abbia il verso puntato verso di noi, ma che abbia quello opposto, che da noi retroceda verso l'apparente passato. Allora, una massa presente a noi che viaggi alla velocità della luce impiega 8 minuti ad andare in quello che sembra il nostro passato, perché la solita segnalazione oraria che fosse su questa massa ci direbbe che nel momento in cui parte il suo orario è proprio uguale al nostro. Appena muove essa alla velocità della luce, vedremmo il suo orologio bloccarsi, mentre noi vedremmo avanzare il nostro. Quando questa massa avesse compiuto alla velocità della luce tutto il percorso e fosse arrivato a distanza sole e si fermasse, in quel preciso momento vedremmo ripartire il suo orologio e si muoverebbe con un tempo uguale al nostro nel suo ritmo, ma sarebbe sfalsato rispetto al nostro di 8 minuti prima. In sostanza, per noi osservatori, è come se quel soggetto abitante su quella massa si fosse spostato verso il passato apparente a noi, ma per lui non sarebbe così. Lui avrebbe seguitato a vivere la sua vita. Ora, il problema di superare la velocità della luce è che dovremmo attuare una velocità della massa in uno spazio che non ha alcuna resistenza, che è vuoto, può essere solo influenzato da corpi dotati di capacità di attrazione della massa, che possono disturbare o incidere sulla velocità di questa massa, perché si crea la solita attrazione dovuta alle somme delle due masse riferite alla distanza al quadrato tra le due masse. Questa è la legge che regola l'attrazione tra le masse. Bene, questa attrazione è ciò che disturba, ma quando il nostro veicolo spaziale fosse uscito dalla sfera del Sole e praticamente viaggiasse in questo spazio in cui si sono ridotte praticamente a niente tutte le altre capacità di esercitare attrazione, allora praticamente questa massa che viaggia alla velocità della luce o si afferma è la stessa cosa. Certo che se noi potessimo buttare una massa da qualunque parte, ella riceverebbe la spinta uguale e contraria alla massa, indipendentemente dal fatto che questa massa che andasse alla velocità della luce la lanciasse nello stesso verso o nel verso opposto. Per quella massa lì sarebbe la stessa cosa. Ma il problema qual è? È proprio che quando noi usiamo nel vuoto una massa per spingere la residua, a un certo punto noi finiamo la massa. E quando, avendo usato la massa per spingere la massa, la usiamo tutta, arriviamo soltanto a raggiungere la velocità della luce. Usare tutta la massa per spingere la massa nel verso opposto, praticamente l'abbiamo bloccata come se non ci seguisse più nel tempo. L'abbiamo messa lì, a distanza tempo da noi. E come possiamo fare a creare questa onda anomala, questa sorta di tsunami che, contrariamente alla nostra onda di avanzamento, presenti una spinta più grande, una anomalia? Come possiamo fare? Ecco, nel solito modo con cui noi carichiamo un orologio. Cosa facciamo quando dobbiamo avviare un tempo? Proprio in un orologio di quelli che viaggiano con la molla. Prendiamo una chiavetta e giriamo la molla. Carichiamo una molla che è in grado di far ruotare, come una forza in più, un orologio che non ha più forza, che è fermo, perché tutta l'energia a quel punto si è scaricata. Noi abbiamo usato la massa per spingere la massa fino alla massima accelerazione, e poiché l'ammassamento è la stessa cosa, uguale al contrario dell'espansione, quando abbiamo espansa tutta quella massa, non ce n'è più. Come possiamo fare per avviarlo ancora e dargli una carica? Introdurre nelle masse una carica in rotazione. Dobbiamo prendere una massa notevole, collocarla a ridosso della Terra e costringerla a girare sempre più, lì nello spazio in cui è attratto dal centro della Terra solo il baricentro di quella massa, e che giri o non giri il baricentro è sempre lì fermo. La rotazione non è assolutamente ostacolata dalla gravitazione terrestre, perché questa massa che gira, 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 continua a cadere sulla Terra ma non arriva mai a cadere, perché la velocità
tangenziale che ha quella massa è contrastata dalla gravitazione e cade perennemente, ma non arriva mai a cadere, perché la velocità che la porta a cadere, che la porta, diciamo, via dalla Terra, è piegata verso la Terra, ma in un modo in cui non è mai piegata abbastanza perché cada sulla Terra. Ecco, se questa massa noi la carichiamo di rotazione, carichiamo questa molla 1, 2, 3, 4 volte, 1000 volte il suo peso in massa, ecco, mentre il peso, la massa peso, si scaricherebbe tutta raggiunta la velocità della luce, noi invece abbiamo la massa della rotazione che, se riusciamo, questo è il problema, se riusciamo a movimentarla nel verso perpendicolare al piano della rotazione, come fa una vite che mentre gira avanza, ecco, noi dobbiamo costringere la forza di rotazione a traslare, a trasformarla in una forza di spostamento del piano. E se riusciamo in questo intento, questo è il vero modo, la vera sfida che io lancio alla scienza. Trovate il modo di convertire questa grande massa in rotazione che avete creato su questa massa e spingete con questa massa. Poiché questa massa è molte, ma molte volte superiore alla massa peso che ha, ecco che ne scaricherete solo una parte, l'unitaria, di tutta questa massa di rotazione per arrivare alla velocità della luce. E vi rimarrà ancora tutto quel contenuto superiore di massa che avete a disposizione, proprio come la carica di una sveglia per accelerare e superare la velocità della luce, avendo creato oggi, nel giorno dello tsunami, questa onda anomala che vi porti ben oltre quell'onda normale della velocità della luce, che vi porta soltanto secondo la nostra presenza, che è obbligata proprio dalla nostra presenza, ma lo spazio non lo è. Noi in questo presente stiamo vedendo tutto il passato, presente ora, ma certo in relazione alla velocità della luce, che è il metro con il quale noi mettiamo a distanza le varie cose. Ma se questa onda nel nostro avanzamento, che mette a distanza tutte le cose, noi la superiamo con la nostra onda anomala, ecco che in questo preciso momento tutto l'universo diventa il dono che io vi faccio affinché, uomini, voi possiate conquistarlo da cima a fondo, perché non essendovi limite alla velocità che voi potete assumere, potete andare da un capo all'altro dell'universo e trovarlo tutto come quel valore universale in cui il seme umano fatto sorgere sulla Terra possa espandersi e colonizzare l'universo. Noi i colonizzatori e non i colonizzati da extraterrestri. L'unico extraterrestre che vi porta al dominio dei mondi sono io. Non io che vi parlo. La verità che è in me e che si mette a servizio di voi, perché quell'universo che vi è stato donato sia finalmente accessibile tutto da ciascuno di voi, da cima a fondo.